questa sì che è una bella cella! Prendiamo le chiavi e filiamocela! Vai piano! Non vorrai che ci scoprano! Metti l'Everell, sei un idiota! Un campanello all'interno non è una cosa stupida! Rinchiudeteli in cella e mettete loro le palle ai piedi! Everell, la prossima volta ricordami di non svegliarti! Uomo attraente, posto fisso, cerca donna educata, sobria, amante dell'ordine e della vita in comunità. Il direttore ha pubblicato un annuncio! Era sulla sua scrivania. Questo mi fa venire un'idea. Signor direttore, c'è una visita per lei. Si tratta del suo annuncio. Oh. Yes. Oh. Peabody, Melvin Peabody, direttore del penitenziario. E lei è? Samantha! Samantha Crampopo! Lei ha una certa somiglianza con i Dalton. I Dalton, adoro i Dalton! Soprattutto Joe ha un'aria così intelligente. Si riferisce a quel nano isterico? No, quel bel ragazzo! Oh, permette, lasci che l'aiuti. Non ci provi! Purtroppo l'intera zona è infestata dagli indiani. Lei dormirà qui. Le ho assegnato la camera proprio accanto alla mia. Mio caro Melvin, credo che stavolta tu abbia davvero fatto colpo. Joe! Rientra in cella, c'è l'appello! Va tutto bene, Samantha? Di cenare con lui domani. E sapete una cosa? Saremo proprio noi quattro a fare i camerieri. Avete capito? È l'occasione ideale che aspettavamo per evadere. Noi quattro assieme al direttore e alla sua fidanzata. Ma come farai ad essere entrambi contemporaneamente? Non ci avevo pensato. Samantha è in ritardo, significa che verrà sicuramente. Quanti sono entrati là dentro? Qui sotto ci deve essere senz'altro un mistero. Ah, eccola finalmente! Manca qualcuno, dov'è Joe? Sa com'è? Spesso i grandi furfanti sono molto timidi con le signore. Come si vede che ha ricevuto un'educazione molto raffinata. Ha voglia di portarmi a fare una passeggiata. Una passeggiata al chiaro di luna, noi due da soli. Non abbia paura, Samantha, ho una scorta armata.
Bravo, Rantanplan, vecchio mio, sei sulla pista giusta. Sta tuonando, ci mancava solo la pioggia. Oh, guardi una stella cadente. Esprima un desiderio, io l'ho già fatto. Il mio si è appena avverato. Mani in alto, Peabody! Samantha, ma che sta facendo? È Calamity Jane! Stupida botola, sta fermo, lasciami andare! Presto, tagliamo la corda! Samantha! Samantha, perché fugge? Si è rotto un tacco! Lei è una fuorilegge, io dirigo un penitenziario, che importanza ha? L'amore vince su tutto! Ma non ho ancora capito! Non sono Samantha, sono Joe Dalton! Non sono una donna, ma un uomo! E con questo, nessuno è perfetto. Oh? Joe Dalton, in realtà è una donna? Non ti muovere! Avanti, fratelli Dalton, in prigione! Ho sempre saputo che sotto sotto avevi un lato femminile, Joe. Sai cosa sta per dirti il mio lato femminile? Ho ricevuto le vostre pagelle trimestrali, Jack. Grandi progressi in rottura di pietre. William, occhio alla manutenzione della palla al piede, puoi fare di meglio. Everell, 18 in cameratismo, bravo. Oh, ma tu, Joe, la tua pagella trimestrale è tremenda. E allora, a che mi servirebbe fare il leccapiedi? Per gli sconti di pena, grazie alla buona condotta, Everell ha solo 132 anni da scontare. Tu ne hai 395. Oh, bene. E si possono avere per caso dei grossissimi sconti di pena? Abbiamo visto detenuti in libertà per buona condotta. Ma c'è anche un altro mezzo. Se denunciate i vostri compagni criminali, vi frutterà moltissimo. Ma non una parola alla signorina Betty. Lei considera questa pratica immorale. Ma se denunciamo gli amici, non rischiamo di essere meno amici dopo? Basta litigarci, così non li rimpiangeremo una volta usciti. Ah sì, non ci avevo pensato. Forza, a caccia! Scaltrezza, ipocrisia e discrezione. Teddy Monstro non ricicla mai i rifiuti. Va bene, in tutto fa, calcoliamo 37 secondi di sconto di pena da dividere. Vi do un bel consiglio. Abbiamo preso Grimaldello Jock che svuotava le banche da mesi. Fategli dire dove ha nascosto il bottino e allora potrete avere un enorme sconto di pena. Joe Dalton, io e te siamo due belve della rapina a mano armata. Non ho mai sentito parlare di te. Vuoi la mia parte? E la mia? E la mia? Perfino Joe Dalton si fa degli amici grazie al clima di fiducia che siamo riusciti a creare tra i detenuti. Beh, è già un inizio. Gli salveremo la vita, così sarà obbligato a esserci riconoscente. Tieni duro, amico, sto venendo a salvarti. Ma sei malato di mente.
Gio! Non ce la faccio! Gio! Ma che diavolo ti prende? Vuoi fare del male a una povera bestiolina che non ti ha fatto nulla? Ma lo sai che sei proprio carino. Beh, anche se non ci sono i risultati, ci meritiamo lo stesso uno sconto di pena. Io ho il terrore dei ragni! Oh. Mio salvatore! Non erano questi gli accordi, Gio Dalton, e le informazioni che mi avete portato sono un po' scarse. Niente informazioni, niente sconto di pena. Ho sentito tutto, signor Peabody, e disapprovo totalmente questo genere di metodi. Come quello di origliare dietro le porte? Ad ogni modo, un tipo come lui non si farà mai degli amici, quindi fine dell'esperimento. Dovrei chiedervi un favore. Posso dormire con Everell? Ho un po' paura dei ragni. È insopportabile! Everell, ti devi arrabbiare con lui, è in fretta! Ma io credevo che dovevo farci amicizia! Sì, ma adesso l'amicizia è finita! Oh, ma non è possibile, Joe! L'amicizia è una cosa sacra! Anche il mio sonno è una cosa sacra! Il mio bottino è in una tomba nel cimitero di Rattlesnake Creek. C'è una croce con su scritto bottino. Sappiamo dove è nascosto il bottino. L'affare è ancora valido? Fuori il rospo. È molto semplice. No, non posso. Il bottino è lì che mi aspetta. Beh, non ce la faccio. Prova a pensare allo sconto di pena. Lo so io dov'è il bottino. È in una tomba a Rattlesnake Creek. Me l'ha detto Grimaldello Jock in cambio del suo trasferimento in un penitenziario senza ragni e senza fratelli Dalton. Ho trovato questo piano d'evasione dentro la loro cella. Cosa? Chi ha fatto quel piano? Farò un grosso sconto di pena a chi lo rivelerà. È lui! È lui! È lui! Sono io! Non vedo l'ora, tra 132 anni, di restare finalmente da solo. Non vi vedo più! Dove siete? Ah, ma che bello, siete voi! E adesso dove si va? A destra. Dritto! A sinistra! Era a destra! No, neanche da questa parte! Andiamo! Abbiamo ritrovato la strada! Come facciamo a trovarli con tutte queste gallerie che non vengono mai richiuse? Col fiuto, Pit! Col fiuto! Se volete andare a caccia di conigli, avete bussato alla porta giusta! Ho trovato una pista! Bravo! Oh, guardate che bel coniglietto! Come va, coniglietto? Non ti sei fatto male, vero? Accidenti, ma come avranno fatto a trovarci? Separiamoci per confondere le tracce. Oh!
Ci siamo! La preda è vicina! A noi due, coniglio! Sento che sono vicini. Dobbiamo passare inosservati. Contento? Hai detto inosservati. Più inosservati di così. Guardate, c'è una luce laggiù. Siamo salvi! Forse sono velenosi, non leccatevi le dita. Beh, l'aspetto è molto invitante. Avete mangiato questi funghi? No. Invece sì, avete mangiato i funghi, vero? Ringhia pure se ti fa piacere, ma è molto meglio avere le mani libere. Beh, ora sì che passerete inosservati. Arrendetevi! Fantasmi! Smettetela di fare i bambini e tornate subito giù! Va avanti tu! No, va avanti tu! Vale anche per te! Guarda un po'! Sei insopportabile! Non è colpa mia se mi è venuto il singhiozzo! Perché hai mangiato quei funghi troppo in fretta? Sì, beh, noi se non altro continuiamo ad emettere luce! Andiamo! Sai, non mi piace affatto questo silenzio! Nessun rumore significa nessun coniglio, va tutto bene! Everell, fammi luce! Everell! Io non ho fatto niente! Oh! Un tesoro! Non sono lontani, prendiamo quello che possiamo e filiamocela! Hai sentito? È il rumore delle catene dei fantasmi! Sono i Dalton in carne e ossa! Oh no, le guardie! Siamo felici di rivedervi! Aspettateci! Abbiamo paura dei vostri fantasmi! Ce l'abbiamo fatta! Siamo liberi! Abbiamo una fortuna! Oggi è un grande giorno. I visi pallidi con il costume da ape hanno riportato il tesoro dei loro antenati ai braccia rotte che non ricordavano dove l'avevano nascosto. Grazie. Bene, è ora di tornare a casa. È bello avere una casa in cui tornare dopo aver provato tante emozioni, eh? Beh, io ne approfitto per restarmene un po' qui all'aria aperta. Adesso l'unica cosa che voglio è dormire per dimenticare. Non ci posso credere, ha mangiato di nuovo quei funghi! Funghi! Scacco al re. Mm.
Fratelli Dalton, vi presento il nuovo ospite del penitenziario, il celebre mago Butterfield. Caspita, che magia! Molto spiritoso. Ma le consiglio di stare attento. La tengo d'occhio, signor furbacchione. Ah, beh, anch'io lo so fare. Un sassone e un fazzoletto. Il sasso non c'è. Ehi! Lo sanno tutti che la magia è una fandonia. Facile. Ehi, hai visto, Joe? Ha fatto sparire Rantanplan. Ritiro quello che ho detto. Sei troppo forte e ci darai una mano a evadere. Butterfield è in vacanza e ha intenzione di riposarsi. Perché dovrebbe aiutarvi? Per restare in vita? Beh, d'accordo. Il segreto della magia è il diversivo. Tutto sta nell'arte di distogliere l'attenzione da quello che si sta facendo. Sì, e poi? Come ho appena detto, è un'arte. Sì, ho capito. Voi create un diversivo e io nel frattempo faccio sparire le chiavi. Ricominciamo da capo. Il numero lo fai tu. Noi stiamo nella scatola. Hop, hop, hop. Non ci siamo più. E non fare scherzi. In effetti, il mio sogno è farvi sparire. Facciamo una prova col cane. Forza, hop, hop, hop. Ora fai la magia. O preferisci morire? Va bene, d'accordo. Oh! Se è un gioco, è molto stupido. Ma lo rifacciamo quando vi pare. Le mie salsicce! Ah, le sue salsicce! Rantanplan, torna subito qui! Ma per farvi sparire mi serve il pubblico. Niente magia senza pubblico. La sparizione dei fratelli Dalton! Ecco il programma! Deliziose arachidi salate! Peluche, ricordo, spillette, magliette! È un piacere vedere i Dalton che partecipano alla vita del penitenziario. Al lavoro, Butterfield! Sta calmo! La magia richiede un ambiente ovattato! Io sono ovattato! Ah. Come ci si fa a muovere senza muoversi? Per magia? Oh! Perfetto! Siamo stati traslati! Mi avete fatto innervosire, per cui ho fatto sparire il penitenziario! Muoversi, filiamo! Non crederete forse che si possano far sparire le cose e le persone per davvero? Tutto questo è pura illusione! Ok, allora farei credere alle guardie che siamo davanti a loro, mentre invece saremo dietro a loro che ce la diamo a gambe. Signore e signori, davanti ai vostri occhi increduli, taglierò i fratelli Dalton non in 4, non in 8, non in 16, ma in tanti pezzettini di Dalton! Oh, mamma, e se li tagliasse veramente in due? Raddoppierei il prezzo della retta. Buona questa, vero? Ti avverto, se mi tagli in due, saremo in due anche a farti la festa. Ha funzionato! Digio, e quello chi è? È un'illusione.
Pop, oh, pop! E chi dice che non sei tu l'illusione? Mm. Ah, no. Ah, no, è proprio lui. Oh. Oh. A questo punto mi faccio una domanda. Dove sono i fratelli Dalton? Beh, è chiaro, sono nella scatola. E dietro stanno evadendo, ma è solo un'illusione. Ti hanno scoperti! Saltiamo presto! In materia di magia, niente potrà mai uguagliare l'idiozia dei fratelli Dalton. Signor direttore, me ne vado. Una cosa non posso far sparire: la stupidità che regna in questo penitenziario. Addio! Ehi, chi mi ha messo in scatola? No, salve collega! Guarda un po', un nano da giardino gigante. Signorina Betty, presto, c'è una riunione. Signori, una piccola pausa. Un regalo per il compleanno di Lupo Pazzo? Ci vuole un gesto forte e simbolico, la diplomazia innanzitutto. Che ne dice allora di un nuovo calumet? No, ho smesso di fumare. Potremmo rapare i detenuti e offrirgli in dono gli scalpi. Lo scalpo lo facciamo a te. Lui ama le piume, conosco una ballerina che potrebbe piacergli molto. No. Qualcosa di più, ci vorrebbe qualcosa di più maschile. Un totem? Perché non gli regaliamo un totem? È molto maschile. Niente male l'idea del totem. Allora se ne occuperà lei. Ah, a proposito, è per domani. Dobbiamo consegnare un totem al Lupo Pazzo entro domani? 10-1 che non ci riusciremo. Io dico 20-1. Perché? Dopotutto non occorre essere uno stregone per fabbricare un totem in un giorno. Ce la possiamo fare? Aiuto! Liberatemi! Entro domani? Bene, consideratelo già fatto. Lei è per caso un esperto di totem, signor Joe? Le va di scherzare! Sono stato per 3 anni a scuola per imparare a fare i totem. sapete, non mi piace essere osservato mentre creo. Non possiamo sistemarci in quel magazzino laggiù? Fantastico! Ottimo! È vero che hai fatto 3 anni di scuola di totem, Joe? Ma noi non siamo mai andati a scuola. Fa parte del piano. Quale piano? È uno scherzo. Non dovremo fare nessun totem. Saremo noi il totem. Ehi, abbiamo finito. Venite a vedere. Bello, uno stile decisamente moderno. Mi ricorda qualcosa, ma non riesco a capire cosa. È veramente brutto. Signor Joe? Signor Joe, dov'è? Sono andati a dormire. Sperano che il totem sia di nostro gradimento. Ci piace moltissimo. Impacchettiamolo e consegniamolo. Funziona, ci sono cascate. Grande, sei un genio, Joe. Chissà se questa roba irrita la pelle. Io mi sento invasato. E questo dono sia un segno forte e simbolico della coabitazione pacifica tra i nostri popoli. Tanti auguri di buon compleanno. Questo non è il solito calumet. Ho una strana sensazione, avverto una forte influenza dell'uomo bianco. Come una specie di rilettura dell'arte tribale. È davvero orribile. Ma è anche fortemente simbolico, perciò lo terremo. Dobbiamo celebrare questo giorno nel migliore dei modi. Oggi organizzeremo una grande festa, proprio come esige la nostra tradizione. Aspettiamo la notte per filarcela. Nel frattempo, restate immobili. Un bastone di zucchero gigante! Accuccia, stupida botola! Hey, 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 hey
smetteranno di festeggiare. Sono già tre notti di fila. Dobbiamo resistere. Non possono andare avanti per la quarta notte. Resistete. Jack, William, Everell, svegliatevi! Everell! Avanti! Dividiamoci! Aug, è l'ora del tradizionale lancio dei Tomahawk sul totem. Cosa? Che razza di tradizione è? Presto, dividiamoci! Da quando in qua siete così interessati alla cultura indiana, visi pallidi a strisce? Guardate, una pignata messicana! Piena zeppa di dolciumi, che bello! Posso spiegare tutto! Non disturbarti. A proposito di compleanni e celebrazioni, credo che oggi sia la vostra festa. Rinchiudeteli in cella. Beh, sembrava una pignata, ma non ci sono i dolciumi! Oh. Dolciumi! Io adoro i dolciumi! No! Ma perché prendi sempre di mira me? Qual è il tema oggi? Medicina naturale e prigione a vita. Che bello! Per quanto mi riguarda, mi faccio un pisolino. Signor Vero, vedo che ha molte cose interessanti da farci vedere. Molto brava, signorina Betty. Questa è l'erba che fa digerire, l'erba che fa ridere, l'erba che profuma, l'erba che fa dormire e per finire l'erba che... Aspetti, aspetti! Un'erba dalle virtù narcolettiche, veramente affascinante! L'erba che fa dormire! Ecco una cosa che mi sveglia! Mi ricorda una fiaba, la bella addormentata nel bosco! Ho un piano! Turca, il jolly! Userò l'erba indiana dalle virtù narcolettiche per narcotizzare tutto il penitenziario. Non ci resterà che evadere mentre i guardiani dormono. Non ho capito. Neanche io. Addormettiamo tutti e filiamo, così vi è più chiaro. Punto primo, fabbricare le maschere a gas. Geniale, no? Non sono proprio sicuro. È da vedere. Oh, sì, è geniale! Ma non ho capito a che cosa serve. Pronti, partenza! Non so che mi succede, ma sprizzo energia da tutti i pori! Forza, amico! Dai, gioca con me! Sveglia! Ho fatto strike!
Se voglio. La chiave! Chi ha la chiave? Io no! Neanch'io! Io nemmeno! Ehi, guardate, amici! Buffo vero! Ehi, guardatelo! Secondo me sta cercando di dirci qualcosa! Sai dov'è la chiave? La chiave! La chiave! Non fare il buffone! Amici! Everell, la prossima volta tienitele per te le tue riflessioni! Forza, cerchiamo la chiave! Qui non c'è... Qui nemmeno! Dove l'avrà messa? L'hai trovata, Joe? No. Oh, che aspetto invitante! No! Everell, no! Che palla al piede questo! Dobbiamo perquisirli. Chi si offre? Perché invece non andiamo a perquisire il direttore? La chiave! Dov'è la chiave? Non dire che la chiave è nella mini cassaforte dentro l'ampolla del pesce. E soprattutto non dire che... Ah, sì, che si respira aria di libertà qua su. Ah, dov'è la palla? La ciampa! Ti do la ciampa! Sai chi ha vinto la partita? I Coyote di Boston hanno vinto contro gli sciacalli del Minnesota. Boh. Che freddo! Non sembrate molto in forma, piccini. Non so se è il caso che Vero Falco continui il seminario presso i visi pallidi col costume a righe. Beh, allora riprendiamocelo. Ehi, amici! Amici, dove andate? Oggi mi sento pieno d'energia! Sarà molto contento che sua madre arrivi dalla Cina per darle una mano, Minglifu. Oh, sì! Mamma Esel è molto gentile! Io non sono molto in forma per accoglierla, purtroppo. Ai, 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 ai. Lo immagino, no problema! Mamma Esel è davvero forte in medicina cinese! Mamma! Ottimo, direi. Prenderemo in ostaggio la madre del lavandaio per tagliare la corda. Una vecchia signora? Ma è immorale! Sì, ma andremo piano. E nessuno
si muova o faccio secca la vecchia! Si dice faccio secca la signora! Mamma! Figlioletti miei! Sei la più forte, mamma! Non è vero! Vostra madre ha preso mia madre a tradimento, ma è mia mamma la più forte! Pappula con fu! Se vuoi sapere dove ho rinchiuso tua madre, sai bene cosa devi fare. Cara signora, avrei tanto bisogno di quella famosa seduta di agopuntura. Chong, ching, chong. Mamma, di chi è che ha bisogno di personale extra in lavanderia? Lei avrebbe visto quattro fratelli molto esperti. Sì, sì, faccia come vuole, ma mi metta gli aghi, per favore. Grazie. Che buon odore, sono lasagne, vero? Bravo. 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 Hai fatto davvero un pessimo lavoro, lazza di incapace! Signora Guardia! Giù! Ben vista! È giunto il momento di dar fuoco alle polveri! Chi ti ha autorizzato a prenderla? A me! Everell! No, mamma, Everell, no, dalla a me! No! Mammina l'ha data a me! È tutta mia! Presa! Con i fratelli Dalton a volte mi domando che ci stiamo a fare. Ci serve decisamente un piano. Un buon piano, perché sono stufo di fare a botte con quel dannetto prepotente e maleducato. Calmatevi voi due, Joe, torna là. Allora, chi ha un'idea? Io! Everell! Attraverseremo il fiume sott'acqua grazie a queste canne. Un'altra idea? Noi abbiamo un'altra idea! Io ho un'altra idea! Non interrompere i tuoi fratelli, Joe! Rientrate! Io mi armo fino ai denti e prendo d'assalto il penitenziario! La signora va di sicuro a prendere quel famoso piatto! Ma non vi ho ancora detto la mia idea! Offrendo gli spaghetti, ma io adoro gli spaghetti! Ecco la mamma! Quando cammina fa uno strano rumore, vero? Saranno tutti quegli aghi che si porta dietro. Che nessuno si muova! Venite! Ah, stavolta è fatta! Vendele la pelle del panda prima di averlo abbattuto! Mamma! Guarda, guarda, rieccola! Tua madre non ha nessuna chance contro la mia! Mia madre sa fare kung fu!
Ma questo non è un concorso di cucina! Guarda, Joe! Dal carcere in cui è rinchiusa, la mamma ci ha mandato delle lime! Joe, se vuoi che i vestiti non ti facciano più grattare, fai uno sforzo. Chiedi scusa a Ming Li Fu. Un Dalton non chiede mai scusa. No, ma si gratta. Esattamente. Un alleato. Per poter evadere ci serve la complicità di qualcuno del penitenziario. Ma chi? La nostra soluzione! Ma perché dovrebbe aiutarci? Perché la faremo innamorare! Esattamente! Dobbiamo sedurla! La vedo dura. Sono disposto a sacrificarmi. Anch'io! Anch'io, allora! No, no, non se ne parla! Tocca a me sacrificarmi! Ho proporzioni più belle delle vostre! Buongiorno, ragazzi! Signorina Betty! Signorina Betty! Signorina, le è caduto il fazzoletto. E adesso facciamole vedere che sono un atleta. Facciamo una pausa, Joe! Sono distrutto! Non è grave, Joe, tutt'altro. Nel mio manuale Il rimorchio per gli incapaci, alla voce come sedurre una donna, c'è scritto che se la fai ridere è fatta. Signorina, posso portarle il suo bellissimo cestino? Lei è gentilissimo! Prego, dopo di lei! Prego, dopo di voi! Non sei ancora innamorata, dobbiamo cambiare strategia! Qui c'è scritto che le donne adorano le canaglie perché le fanno fremere. Ma io sono una canaglia! Sì! Bene, c'è qualcun altro che devo picchiare per sedurla? Passeggiata? Ascolti! Non le sembra una carica di bisonti? Passeggiata! Ma dille qualcosa! Devi parlare di lei, Joe! Farle dei complimenti! Prendile la mano! Vogliono abbandonarmi. È soltanto una bieca scusa per lasciarmi nel deserto. Non scoraggiarti, Joe. Ci puoi riuscire.
È solo un brutto momento, ma passerà. E per evadere ne vale la pena. È vero, è per l'evasione. Forza, ditemi che cosa devo fare. Imparalo a memoria. I tuoi occhi sono come dei... lamponi. Ma no! Le tue labbra sono come dei lamponi. Il blu dei tuoi occhi è profondo come... dei lamponi. Ma no! Come il mare, Joe! Come il mare! È come bere un bicchiere d'acqua, Joe! Le tue labbra sono blu come i lamponi dei tuoi occhi. No! No! Come accidentaccio era... Signorina Betty! Le tue labbra sono come dei laghi di montagna nei quali... Joe, lei crede di amarmi, ma è soltanto un'illusione. E neanch'io sono innamorata di lei. Perché? Che cos'ho che non va? Passavo di qui e ho visto tutto. La biondina ti snobba? Falle bere questo elisir. Tra brutti e un po' fessi. Bisogna darsi una mano. Per la miseria, hai ragione. Sì? Signorina Betty, mi permette di offrirle un bel cocktail? Oh, grazie. Delizioso! Un po' amaro, ma delizioso! Ok, ci baciamo e evadiamo o evadiamo e basta? Ma lei è pazzo! Non avrò mai questo genere di rapporti con un detenuto! Non prendertela, Joe! Ci sarà una donna per te a questo mondo! Sì! La piccola, piccolissima tappetta consorte di Joe Dalton! Sì! Brutta e poco intelligente, esattamente come te! Oh, com'è bello l'amore! Avete visto il nuovo arrivato? Porta il gonnellino! Non è un gonnellino, Everell. Si chiama Kilt. Sai, lui viene da oltreoceano, dalla Scozia. Un nuovo volante! È Pasqua! Vorrei che mi parlasse di questa curiosa attività. Lui lo chiama rugby. È uno sport. Uno sport? Ottimo! È un'attività sana. Lo sport aiuta a scaricare l'aggressività. Si potrebbe organizzare una partita. Inviterò i pezzi grossi di Washington e il penitenziario diventerà famoso. Sarà molto vantaggioso per noi. Organizzeremo un evento sportivo. Non mi piace lo sport. Per la precisione, una partita di rugby. Viene dalla Scozia il signor McGlenn, qui presente, insegnerà a tutti quanti come si gioca. Dobbiamo indossare un gonnellino. No, una maglia che vi farà sudare. In occasione della partita, il portone del penitenziario rimarrà eccezionalmente aperto. Ah, ripensandoci, adoro lo sport. Giocheremo alla partita di Brug, Drag, Burghi, Rabbi, insomma, quello sport scozzese, e approfitteremo del portone aperto per evadere. Evaderemo? Oh, sei un genio, Joe. Non so cosa faremmo senza di te. Nel rugby la palla è ovale. Il mio uovo, ridammi il mio uovo. Nel rugby la palla si passa con le mani e all'indietro. Esempio, tu piccoletto, prendilo. Sto bene, nessun problema, amo lo sport. Questo è lo spirito giusto. Come ti chiami? Joe. Io mi chiamo McGlenn. L'anima del rugby è il placcaggio. Tutto dipende dal placcaggio. Vi spiego come si fa. Vai, piccolo Joe, corri! Il mio uovo, attento, potrebbe romperlo. È un tipo molto maldestro. Vai! Visto? Ecco che cos'è un placcaggio, un impatto fra uomini. Sì! Ho capito!
Direi che sono pronti, soprattutto il piccoletto, Joe. Ha molto potenziale. Perfetto, facciamo questa domenica, va bene domenica? Mi piace lo sport di domenica. A te, piccoletto! Ricordatevi la cosa fondamentale. Fateli a pezzi, gentiluomini ma virili. È chiaro, piccolo Joe? Sì, aggregazione totale e lotta. Puoi spiegare di nuovo il placcaggio? Credo di non aver capito bene. Fine primo tempo, tutti negli spogliatoi. Avanti, amici, voglio impatto, scontro! Fate vedere di che pasta siete! Quando evadiamo giù non ce la faccio più! Ci sono dei cavalli dietro la tribuna, appena possibile saltiamo in groppa e via, libertà! Che dolore! Il mio uomo! Non toccate quest'uomo, è mio, non è vostro! Fermi! Fate quello che faccio io! Forza, andiamo! Ehi, dove state andando? Che razza di domande? Evadiamo! Non è il momento! La partita non è finita! Questo è matto da legare! Non ci importa della partita! Stiamo evadendo! Prima il rugby, poi la libertà! Mi fa imbestialire! Te la finisco io la tua partita! Sta a vedere! Datemi quella palla, mi mordo le mani! Piccolo Joe, sei un vero asso del rugby! I campioni siamo noi! I campioni siamo noi! Oh, povero ovetto mio, guarda come ti hanno ridotto, sei tutto sgonfio! I campioni siamo noi! I campioni siamo noi! I campioni, i campioni, i campioni siamo noi! I campioni siamo noi! I campioni siamo noi! I campioni siamo noi! I campioni, i campioni, i campioni siamo noi! I campioni siamo noi! Ma non è giusto! E adesso, cari detenuti, il signor Vero Falco si esibirà nella sua famosa danza del meteo. Non è difficile. Per aumentare il caldo basta dirigersi a sinistra. Caldo, 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 caldo. Per il freddo, invece, vi basta andare a destra. Freddo, freddo, freddo. A me lo spettacolino non fa né caldo né freddo. Guarda chi c'è, una puzzola. No, invece è uno scoiattolo. Se rimango al centro, il tempo sarà mite. Presto, ragazzi, approfittiamo di questa situazione per evadere. Oh? Adesso no!
Signor Vero Falco, non potrebbe far smettere di nevicare? Dopotutto ci troviamo in un penitenziario. Fate attenzione, detenuti, si scivola! D'accordo, ci riproveremo domani. Fine della ricreazione! Quei mucchi di neve dovrebbero essere più ordinati. Ecco fatto. Dei cubi di neve, ottima idea, grazie. Occupano molto meno spazio. Stavolta i ragazzi sono stati bravi. Ci sanno fare quando vogliono. Saltiamo, non abbiate paura. La neve attutirà la caduta. Bene, noi andiamo a riacciuffarli. Sarà una passeggiata salutare. Vanno a fare una passeggiata. Ormai non ci riprendono più. È fantastica tutta questa neve. Non è solo bella, è anche utile. Dipende dai punti di vista. Perché abbiamo portato quello stupido cane, visto che abbiamo le loro impronte? Così è troppo faticoso, Joe. È l'unico modo per cancellare le tracce. Fermiamoci, con questa tempesta anche loro saranno costretti a fare una sosta. Fermiamoci, con questa tempesta anche loro saranno costretti a fare una sosta. Che gelo, rischiamo di morire di freddo. Per fortuna ho portato una tenda. Che cielo, rischiamo di morire di freddo. Dobbiamo costruire subito un igloo. Ora non esagerare, Everell. Forza, andiamo! La porta si è ghiacciata. Solleviamo l'igloo! Spingiamo! Per essere una pista, è una bella pista, non credete? Ma una pista di cosa? Sentite? Lo riconosco, è Rantanplan! Yuhu! Cagnolino, fai il bravo! Rantanplan! Eo! Siamo salvi! Dietro la collina c'è il confine di Stato! Il confine di Stato! Credo di essere guarito. Voglio fare un altro tentativo. Caldo, caldo, caldo. Ops, ho sbagliato direzione. Strano, sento ancora più freddo. Chi se ne importa del freddo, siamo liberi.
siete pregati di scendere! No, che peccato, le vacanze sulla neve durano sempre troppo poco.